Rieccoci in linea. Preparatevi a qualche fotogramma che salta, perché abbiamo dovuto rimettere la connessione con la vecchia. È successo quello che vi avevo un po' spoilerato, cioè Stalker ha veramente messo in crisi il mazzo Mento. Ora è stato anche molto fortunato, secondo me, Barahir, a vedere tutte quelle lande, proprio perché ne gioca solo 15. Se non peschi e ti fanno saltare due lande col blu, potresti essere anche inchiodato. Invece ha lì quell'isola che prima non c'era, eccola lì, un'altra landa, però è arrivata una Cavern Souls di cui non ci si fa molto. A me della lista del Mentor la cosa che più mi dispiace sinceramente è proprio il fatto che giochi due Cavern Souls. Cioè non posso pensare a un mazzo Gash che giochi solo 12 lande col blu, secondo me sono troppo poche. Cioè gioca sia Library che due Cavern Souls. Entra Golem. E ora il problema di Golem è che ti dice hai un turno per uscirne. E io non so cosa possa salvarlo, sinceramente. C'è il Tangled Wire che ovviamente tappa in questo modo. Non c'è molto che può salvare. È arrivata un'altra landa. Hai mano Gash. Preordain che non può fare, forse un Flust. Molto grigia la situazione, molto molto grigia. Grigissima, direi. Può fare ben poco, credo, in questa situazione. L'altro l'ha proprio schiacciato. È stato bravo perché ha slandato la prima Tundra, non ha strippato la Cavern Souls dell'altro, ma ha preferito far Revoker, perché con Revoker, con Remora, non pescava. E gli ha tolto in questo modo la K. E poi gli ha strippato invece l'isola. Insomma, ha fatto quello che doveva fare con estrema lucidità e riuscendo a mettere davvero in crisi il mazzo Mentor, che tra l'altro non è che è girato male, è girato a mio avviso proprio in media, forse un po' di più. E ora vediamo un po'. Mi sa che sta tirando un Gash alla disperata, pagato un mana questo Gash. Forse l'unica carta che può fare è Loto, Mentor e sperare in qualcosa, ma... Vediamo, ma la situazione è critica. Poi non mi sembra proprio fatto Dominguez in difficoltà. Ha fatto, mi sa, doppio land drop adesso. Non sono sicurissimo, ma mi sa che ha fatto doppio land drop. Mi sa proprio che ha fatto doppio land drop. Però non avendo certezze, ci dobbiamo affidare a quello che si sono accorti gli altri. Se fossi certo sarei intervenuto, ma non sono per niente sicuro. Sì, c'è anche lì un judge, quindi... Partita un po' a senso unico, perché in questo momento c'è anche un calice. Forse vuole tirare Ulkir. Sì, siamo durante la connessione del terzo mondo in questo momento. Tiravo tutto liscio fino a 3 minuti fa. Poi la connessione che c'era stata come incrollabile è crollata. E quindi abbiamo dovuto rimettere la ciabatta che avevamo prima. C'è un ragazzo che sta con la bicicletta che pedala. Alimenta un trasformatore che alimenta il modem 56k. Povero lui. È arrivato anche un Tangle Wire che tra l'altro locca anche la connessione. Vabbè, questa tra l'altro è meno interessante come partita, ma non perché lo sta calpestando. Stalker ha visto una mano molto carina perché aveva slandi e tutto quanto, però ha anche floodato, ha visto tre workshop di cui non se ne fa niente. Arriva Urkill. Sì, diciamo un Urkill l'ha ben visto. Mica male. Ha dovuto farlo però
Guarda di K con mana gli avanzi. Ed è ancora in partita. È stato, ve l'avevo detto che era stato molto fortunato, perché poteva veramente morire male per quella waste e quella strip. Perché se giochi 13, 12 nande te ne sanno saltare due. E invece guardate, imperterrito continua ad andare, pur non è che dite ha fatto chissà quali che entri, non è che ha risolto un assist. Io ho visto gente morire facendo assestral e poi non vedere le lande, può succedere. Invece lui senza paura è lì che top decca, top decca, un top deck alla volta, continua a rimanere in pista. Tra l'altro adesso però rigioca tutta la mano ora lo giocatore stacker. Tangle wire doppio, perché tanto ormai permanenti stacker ce l'ha. Ora penso che giocherà anche il signor Golem. Perché ricordiamo che in questo momento non può neanche forzare. Perché a uno, sì, puoi forzare, ma sei morto, non è la migliore strategia. E poi penso calice a uno. O anche calice a zero potrebbe essere Ravager. Vabbè, abbiamo tutto, insomma. Andiamo in ridondanza. Allora. Vediamo, vediamo. Potrebbe darsi che l'altro punta sull'attacco cardiaco del ragazzo che non corre. L'unica speranza. Pure calice a uno. Quando stagger è insensato. Guarda fine turno. Ci sono una serie di finocchioni che stanno prendendo posto. No, no, non insultare la categoria che. No, ho detto finocchioni. Cioè io, tra l'altro. Che vince Dominguez una la prima. Vediamo la seconda. La prima una bella partita noiosa. È un po' a senso noia, unico. Una bella noia di partita, sinceramente. Però, come vedete, lui è molto ordinato. Precisione maniacale, quasi da un ciccione tipico proprio, non è niente di più niente di meno. No, no, non sottovalutare la potenza di ciccioni, forza ciccioni. Tra l'altro quindi ci sta spoilerando che il prossimo trono di spade i Baratheon non avranno il trono, ma ce l'avranno i ciccioni di Dominguez, giusto? No? Lo so, non dovremmo spoilerare, ma Martin, che è anche lui molto grasso, potrebbe fare questa scelta. Sì, assolutamente. L'autore, perché dovrebbe mettere così... No, io... Nel mentre che tu analizzi le possibili side... No, Massi, non ti distrarre adesso. Stavo andando già su YouPorn. Fermati. Vediamo cosa hanno scritto i nostri amici da casa intanto. Le connessioni... Pacco, io sono arrivato a mezz'ora fa, vabbè, ciao. Salutiamo quelli che ci stanno salutando. Adesso ci sarà l'ultimo round e ci sarà anche l'estrazione, possiamo dirlo? Di 1 milione di euro in diretta. Per chi è rimasto, per chi c'è. Certo, 1 milione di euro che verranno dati da Massimo. Sempre questo povero Massimo, chissà chi è, che ha queste incombenze. Sei panni, non mi sentirei tanto tranquillo. Dai, vediamo un po'. Ti dico subito side in, 2 Urkill, 2 Disenchant, 2 esplosivi, una spiga, una pianura che entra normal. 20 minuti fa. Sì? Ho detto ai finalisti dello standard: guarda, vai lì e giocate. Adesso mi hanno chiesto: ma possiamo cominciare? Ho detto: che cosa avete fatto fino ad ora? Io sono andato in bagno, lui è andato in bagno. Caspita, era un bel bagno. Più che altro mi finisce dopo lo standard, che è iniziato 2 ore prima. Loro sono andati in bagno. È normale. Per essere un judge devi avere ormai lo stomaco duro. Modern. Domani è tutto moderno. Moderno domani. Domani modern, dai, io ti dico già che ci saranno 2 barn in top 8. Dai, spoileriamolo così. 2 barn? 2. E un barn sarà lo stesso giocatore che adesso sulla sinistra. Sarà altro che Wagner, che tu sei un fan di Wagner. I magri, è finita la loro epoca. Vediamo un po'. Ora le bombe ce l'ha almeno. Prima aveva 1000 carte morte il giocatore di Mentor, ma 1000. Ora può tirare Urkill, può a 3 Mentor per chiudere la partita. Ha un po' di carte che possono saperne, però non...
non è così facile come partita. Purtroppo ovviamente è crollato a livelli di utenza molto bassa, ragazzi, ci dispiace, ma la finale verrà comunque caricata, quindi ciao ragazzi, se ci state vedendo, questa è la finale caricata, quella che noi stiamo vedendo. Finiamo bene, finiamo in bellezza come sappiamo fare solo noi, quindi mettiamoci, togliamo la maglietta, no, mettiamoci senza... un bel no, no, Massi, non andare, sta andando sempre sui siti quelli che non si possono andare. Poi è di fianco un ciccione e mette TripAdvisor, non va per niente bene, ragazzi. Tra l'altro non lo sai che la metà degli account di TripAdvisor li ho fatti io, quindi può chiedermi direttamente a me. Allora, vediamo un po'. Invece l'altro, che ora non ho qui la lista sotto mano, potrebbe mettere due duplicant, perché è l'unica carta che veramente gli dà fastidio è Mentor. Però la sfortuna di Sidar dentro duplicant è che duplicant non è molto aggressiva in quel momento, è più una risposta Mentor. Quindi cosa succede? Tu ti tieni, che ne so, duplicant per avere una risposta Mentor, quello ti farà a fine turno Urkill, poi decinaia di pentite di Mentor e tu col duplicant non ci fai niente. Quindi non lo so sinceramente se si darei dentro il duplicant, forse sì, forse un po' ni. Anche perché ha tantissime carte che gli danno fastidio. Io lascerei più o meno la lista il meno invariata possibile. Intanto voglio dire una cosa, la lista di giocata da Dominguez è una lista che... ah, di bello una cosa, che gioca le spade di fuoco e ghiaccio, ben tre. Una lista così aveva vinto ad Annecy molto molto tempo fa, giocata da Giampiero Ronzo. Era una lista pre-golem e la gente diceva, Stacker è finito, non farà più risultato. E lui, giocando una lista con le spade di fuoco e ghiaccio, era riuscito a vincere con un Triskelion Ravager, vincere un torneo ad Annecy da 500 partecipanti, 400, comunque un numero esagerato. Proprio perché... ti scombina i piani, per prima cosa spada di fuoco e ghiaccio, e poi obbliga gli altri a fare subito Urkill, non nell'ultimo turno, perché se ti fa spada di fuoco e ghiaccio e ti attacca e comincia a far danni, poi tra l'altro lui può chiudere la partita equipando spada di fuoco e ghiaccio sopra Triskelion che spara e fa 3 danni a turno e peschi una carta. Vediamo le partenze intanto. Partito molto forte con Landa, Mox Rossa, Remora. L'abbiamo già vista ed è una mano che soffre un po' waste. Rifacciamo la stessa replay della prima partita. Stessa Mox e tutto quanto. Pesca top decca, sì, palesemente un'isola. Se l'altro ha una step mine, la partita è la stessa partita di prima. Scoppia Remora, meno uno. Abbiamo capito le debolezze di questo mazzo. Di Stagger. Discreto. Discreto campione. Discreta fortuna. Ci sta, ci sta. Gli ha tipo spezzato mezza mano, ma fa niente. 12 indomiti vediamo con Mox nera, anello, e ora iniziano ad arrivare i problemi. Potrebbe fare un revoker su Mox rossa, sembra una giocata che uno dice, ah, ma vabbè, ma se ti hanno già spaccato due lande, perdere il mana non è così una felicità, insomma. Ravager non è così forte, però anche prima è andato così e poi due turni ha vinto la partita. È più un abbocco. E Tangrewire. E però diciamolo cos'ha il nostro giocatore di Stacker in mano. Ha un signor Triskelion. Vedete, per esempio, il duplicant, cioè è meglio Triskelion. Perché devi mettere duplicant quando hai già tre Triskelion di main? È una cosa un po' inutile. Preferisco un duplicant che almeno se me lo gioca Mentor posso farglielo saltare, oppure se mi fa Urkill posso sparare, insomma. Invece il duplicante lo tiene in mano. A fine turno sfeccia su pianura. Quindi auguri, c'è un sacco di carte e tira la spiga. Sta valutando se sacrificare qualcosa, ma secondo me non ha molto senso, è meglio guadagnare una vita. Va 21, dovrebbe essere esiliata il Ravager. Save, esiliata, exiled, Ravager, exiled. Ok, abbiamo fatto esiliare, avete visto come noi riusciamo a comunicare telepaticamente con Saverio. Che tecnologia, ragazzi.
Non ho capito cosa è successo, che è saltato. Ah no, no, l'ha messo di lato. Sta tappando questi tre mana. È brutta, come situazione per questo giocatore. Non ha, no, vedete, le lande, mettendone una post side, sto giro non sta più facendo le drop. Invece prima aveva continuato. Non è facile, potrebbe adesso arrivare veramente. Perché se adesso arriva un grosso lock è finito. Triskelion. Triskelion, io ne ho visti tanti di giocatori morire da Triskelion. Sì. Ma davvero tanti, è una carta che uno può sottovalutare, ma l'altro fa disenchant, lui tre danni glieli spara. È arrivata forse, no, non è ancora arrivata neanche l'isola. C'ho Walk in mano. Walk non è così forte adesso. No. Stranamente perché il giocatore di Stagger non ha messo nessun. Deve pescare creatura in questi casi. Niente che ci faccia pagare in più le nostre spelle. Quello si sta facendo sentire. Sì. Adesso mette Porcellana 3-1. 3-1 con Fast Strike. Ha tante creature. La densità. Sì, sì. Però questa è la meno forte. Sicuramente, però equipata con una spada. Se fa spada. Equipata con spada non è male. Aia, 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 aia. Molto aia. Aiissima, perché o ha spiga subito, ma non ce l'ha, sappiamo già. Adesso i danni sono tanti, sono 6 danni ad attacco. No, 5-7. Sì, 5-7 danni e in più peschi. Spada rossa blu è tanta roba. Ho sempre amato quella carta. Si becca danno di mana crypt. Pesca. E kaboom. 7 danni. Che botta. È veramente una carta esagerata. Tutte le altre spade che sono arrivate dopo non si sono imposte quanto lei. Questa è stata una. Insomma, perché è l'unica. Vintage, parli del vintage. Sì, sì, sì. Ma anche in altri formati nessuna. Gitte. Sì, Gitte. Ah, sì, sì, Gitte pure. Con questa ha vinto la partita. Eccola qua. GG. Vince Stacker 2-0, come l'aveva previsto il commentatore meno magro. Grazie a tutti per lo streaming. Grazie ragazzi, ci vediamo domani. Ci dispiace per aver fornito un servizio quest'ultima partita e anche alcune di prime non all'altezza, diciamo, del solito, ma purtroppo la linea qua, a parte quella che ci è stata data temporaneamente, comunque abbiamo visto top 8 e top 4, avete visto anche il livello anche, insomma, buono di qualità. Speriamo che domani ci sia, anzi siamo sicuri perché va soltanto ripristinata, e quindi ci vediamo domani. Sì. Buona serata. Dominguez, quante ce ne si fa con 1000 euro? Questo.